Il padre Felix Körner, che ci parlerà questa sera della grazia del perdono, è professore ordinario nella facoltà di teologia dell'Università Gregoriana e i corsi che ha qui in Gregoriana sono i sacramenti, la parte seconda dei sacramenti, che riguarda il sacramento della riconciliazione, dell'unzione, dell'ordine e del matrimonio, poi il dialogo ecumenico, un altro corso, e il terzo corso, teologia del dialogo interreligioso. Ma permettetemi che lo presenti un pochino. Felix è un amico, quindi si schermisce un poco, ma il padre Felix è stato a lungo in Turchia dal 2002 al 2008, dove si è occupato del dialogo e ha insegnato all'Università di Ankara, se non sbaglio. Il padre ha il baccellerato in filosofia a Monaco, il baccellerato in teologia a Londra, all'Eton College, poi una specializzazione in studi islamici, un dottorato in filosofia a Bamberga, sulla ermeneutica del Corano in Turchia, e si è appunto occupato, dicevo, per 6 anni in Turchia del dialogo interreligioso. Poi ha assunto la licenza in teologia, il dottorato in teologia dogmatica, sempre all'interno di quello che è l'ambito del dialogo interreligioso. E poi è stato catturato dalla Gregoriana, è stato sottratto a quello che era i suoi studi e la sua attività, per dire, per la quale si era preparato per continuare qui da noi a tessere le fila di un dialogo che è sempre più necessario. E poi, vista la necessità della facoltà di teologia, si occupa anche della teologia dei sacramenti. Questa sera la grazia del perdono sarà il tema che affronterà. È un tema che dovremmo approfondire anche in vista di quello che è l'anno del Giubileo della Misericordia, perché il perdono, dal punto di vista cristiano, è veramente una completa rigenerazione, quello che ci mette in contatto tra la nostra finitudine e l'onnipotenza di Dio e la bontà di Dio che ci rigenera. Ma senza rubare altro tempo al padre Körner, permettiamogli di iniziare subito, perché poi potremmo avere noi il tempo per fare a lui domande e magari allargare anche il campo delle nostre curiosità. Caro padre Padrone, tante grazie per questo saluto molto gentile, cari amici della Gregoriana, buonasera a voi, grazie di essere venuti, una serata forse più gradevole fuori, ma cerchiamo di... Girofono. Stamattina un confratello francese mi ha detto: se parli del perdono, puoi cominciare dicendo che la gente deve perdonarti per il tuo italiano. Ovviamente, come quasi sempre, quando un gesuita fa una conferenza, facciamo 3 passi. Oggi comincio con un confronto nostro con Gesù. Facciamo un approfondimento di ciò che è Gesù dal punto di vista della Bibbia ebraica e cerchiamo poi di sviluppare in una maniera più sistematica ciò che possiamo chiamare il perdono apostolico. Adesso credo che si sente, no? Sì, sì. Capire è un'altra domanda, ma senti. Per entrare nell'argomento possiamo forse farci un elenco di domande che, quando trattiamo il perdono, spesso vengono fatte. È possibile perdonare? E come? È possibile perdonare senza dimenticare ciò che è accaduto? È possibile perdonare anche a una persona che non si pente?
è possibile perdonare me stesso? Ultimamente anche è possibile perdonare Dio? Senza mettere questo elenco di domande come struttura del nostro procedere, cercherò anche in corso a rispondere a queste domande. Ma come promesso, vogliamo adesso cominciare con un confronto con Gesù. È molto tipico per Gesù che l'essenza del suo essere non si dice tramite un insegnamento. Ovviamente c'è un annuncio in lui, ma ciò che lui ha trasmesso a noi è piuttosto la sua presenza. E perciò, anche se vogliamo guardare l'insegnamento di Gesù, è meglio di vedere come riassunto di ciò che lui trasmette a noi dal punto di vista del perdono, questa frase tradotto in una maniera forse non molto elegante, ma abbastanza letteralmente. Noi abbiamo rimesso i debiti ai nostri debitori. Sapete che questa frase proviene dall'eredità del patrimonio di Gesù come patrimonio di atteggiamento della orazione o piuttosto dello spirito della preghiera. Fa parte del Padre nostro. E il primo punto che dobbiamo osservare è che per una persona della grandezza e generosità di Gesù è abbastanza deludente di vedere come Gesù utilizza per il problema principale del svolgimento della vita umana, cioè il peccato così chiamato dall'Antico Testamento, così chiamato anche di persone come Paolo. Gesù utilizza una metafora finanziaria e parla dei debiti, quindi dei soldi. Questa prima sorpresa può trovare una buona risposta e un buon approfondimento quando vediamo che Gesù ci mette tramite questa formula. Nel suo annuncio, che spesso svolge tramite le parabole. Pensiamo ad esempio alla parabola del servo senza pietà. Qui Gesù utilizza il mondo finanziario per questo servo che ha debiti non pagabili perché sono così grandi, e il suo maestro, nella sua generosità, dopo una richiesta del servo, rimette tutto. Sapete bene come continua la storia. 2 minuti dopo, appena ricevuto questa enorme liberazione, incontra un altro servo che ha un piccolissimo debito a questo servo appena liberato, e questo servo senza pietà dice: pagami tutti, se no ti metto in prigione. La improporzionalità è enorme, il messaggio è molto chiaro, ma allo stesso tempo dobbiamo dire che questa parabola può anche creare in noi una preoccupazione, anzi una paura, perché dobbiamo sempre chiederci: ma facciamo veramente giustizia al perdono di Dio ricevuto da parte nostra? E
siamo anche noi preparati e attivi nel perdonare? Come possiamo fare questa transizione dell'aver ricevuto questa liberazione da questo fardello enorme, insopportabile, alla generosità verso gli altri? Per Gesù stesso ha di nuovo nel contesto finanziario una bella risposta adesso, e questa volta non si tratta di una parabola. Gesù capisce, forse intuitivamente, che questo uomo basso, ambizioso, ricco, Zaccheo a Gerico, ha un desiderio particolare e un bisogno particolare di incontrare Gesù. E Gesù lo incontra e lo sorprende dicendo: io faccio la mia cena con te oggi da te a casa. Si autoinvita, e questa sorpresa cambia Zaccheo, non con un calcolo, ma molto intuitivamente, anzi c'è una spontaneità che fa realizzare questa liberazione e questa integrazione che Zaccheo ha appena ricevuto, e la generosità di Zaccheo si realizza anche in maniera finanziaria, come lo sapete molto bene. Lui compensa ciò che ha fatto di sbagliato e diventa di nuovo uno di Israele, un figlio di Abramo, uno che realizza la santità di Dio, che nel contesto di Israele si chiama Tzedakah, cioè giustizia. Ma di nuovo dobbiamo chiedere se, come lo vediamo in Zaccheo, il perdono è una cosa spontanea, come possiamo noi, che forse sentiamo anche qualche volta nella nostra vita la nostra incapacità di perdonare, come possiamo arrivarci? Forse torniamo alla citazione di Gesù, queste parole che Gesù ci ha regalato per metterci di fronte a Dio, anzi di metterci in comunione con Dio. E proprio prima di questo noi abbiamo rimesso i debiti ai nostri debitori, Gesù ci incoraggia a dire: Padre, rimetti a noi i nostri debiti. Quindi il perdono orizzontale ha qualcosa da fare, anzi è intimamente connesso con questo perdono ricevuto, questo perdono necessario, questo perdono divino. E perciò dobbiamo investire adesso alcuni minuti nella spiritualità del perdono regalato da Dio a un uomo, e troviamo nella spiritualità che Gesù ha ricevuto dai suoi genitori, dalla sua cultura, dal suo popolo, una quasi enciclopedia del perdono divino in un testo di ciò, in ciò che chiamiamo noi l'Antico Testamento, cioè il Salmo 50, o secondo la numerazione masoretica 51, il Miserere. La maggioranza di voi conosce questo Salmo quasi da memoria. Potete dire che comincia così: pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Ma non è totalmente corretto dire che questo Salmo
comincia veramente così. Perché la Bibbia ebraica si è permesso di introdurre questa preghiera con un'introduzione. Un'introduzione che cambia tutto. Cioè, dice, vuoi tu pregare questo salmo? Anzi, vuoi osare di metterti di fronte a Dio con questo? Prima di te, come te e con te, un altro sta pregando questo testo e perciò il titolo del Salmo dice di Davide. E non solamente in maniera generica questo grande re con la sua capacità musicale, ma mette questo Salmo in un contesto che era il punto più buio della vita di questo re, di questo responsabile, di questa rappresentazione del popolo di Israele, cioè, il Salmo è molto espresso, quando il profeta Natan andò da lui, da Davide, che era andato con Batsabea. Visto sulla terrazza la moglie di un suo ufficiale bagnandosi, sente l'attrazione, chiama la donna, dorme con lei, diventa subito incinta, una volta ricevuto il messaggio, Davide chiama l'ufficiale, Uria, dice dormi tu con la tua moglie per fare un po', perché ovviamente non dice perché ha questa richiesta, Uria, ufficiale esemplare, dice quando i miei sono sul campo della battaglia non posso io fare qui una vita privata, quindi che contrasto con, fra Davide e lui. Davide non vede un'altra soluzione e manda Uria in un posto così pericoloso che è sicuro che sarà ucciso velocemente. E adesso viene Natan, il profeta, e dice, ti racconto una piccola parabola, c'era questo povero con una pecorella, quasi membro della famiglia, un altro ricco ha ospiti inaspettati e viene dal povero e prende quest'unica pecorella per ucciderla e metterla di fronte all'ospite per dire la sua ospitalità. Davide interrompe con rabbia la storia raccontata da Natan e dice di fronte a Dio colui che ha fatto questo merita la morte. In questo momento deve realizzare che la sua rabbia, con la chiarezza che ha prodotta, ha detto il giudizio su se stesso. Il Salmo fa quindi una cosa estremamente interessante che possiamo cercare a esprimere con un concetto suggestivo. Il Salmo permette una identificazione. La prima identificazione è ovviamente, io posso da una persona non sicura della mia situazione, peccato o no, entrare nelle parole e nella situazione di Dio. Ma vediamo come Davide poteva solamente capire la sua propria situazione mettendosi, identificandosi con questo povero che aveva questo membro di famiglia, questa pecorella. E così Davide ha potuto riconoscere se stesso da peccatore, quindi identificarsi
con il suo peccato e poter dire la mia iniquità diventa solamente possibile tramite questo processo di identificazione. E così diventa anche possibile, in una maniera geniale della pedagogia dell'Antico Testamento, un riconoscer me stesso. Peccatore. Forse vale la pena investire tre o quattro minuti di più nello studio di queste poche parole, perché ci aiutano a capire di meglio Gesù e di capire meglio anche la nostra situazione. Perché non si tratta solamente di un'identificazione io con Davide e io da peccatore, ma prima di tutto questo, la prima parola di preghiera era in latino miserere, tradotto qui pietà di me. Anzi, il Salmo offre, ha detto che è quasi una enciclopedia del peccato, come si dice in teologia, della amartologia, della dottrina del peccato, tutta una gamba, parola imparata dal padre Bardone proprio oggi, della dittatura sul male e sulla bontà di Dio. Prima di pensare del male, già il vocabolario della bontà di Dio. La prima parola utilizzata in questo salmo è la parola che voi conoscete da, ad esempio, il nome Giovanni. Hanan vuol dire avere grazia, e abbi grazia è la prima chiamata di questo salmo. Hen, ciò che traduciamo spesso grazia, è l'atteggiamento di generosità e accettazione dal superiore all'inferiore. Ma subito va avanti, qui tradotto con amore, con un'altra dicitura per questo atteggiamento, anzi questa essenza di Dio, Chesed, che è l'amore gratuito che si vive in famiglia o che si vive in un rapporto fra gli amanti. Terza e ultima parola, proprio in questo inizio del Salmo, è un plurale, Rahamim. Rahem, il singolare, è il grembo materno, ma dire questo in plurale, non tradotto in italiano, si dice grande misericordia, è anche un dire, io Davide vivo già in una storia di esperienza della tua misericordia, oh Dio, tu ci hai regalato tutta una serie di automanifestazioni della tua misericordia, perché hai agito come Dio liberatore e salvatore di fronte a e con il tuo popolo. E solamente dopo di questo, faccio subito il prossimo versetto, la mia misericordia cancella la mia iniquità, lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. Quindi vedete anche una gamma di dicitura per il male, di nuovo sono tre parole, vi dico solamente cosa vogliono dire in italiano. Il pesha, qui tradotto iniquità, letteralmente vuol dire l'infrazione. Veniva rotto tramite ciò che ho fatto l'ordine stabilito da parte tua insieme con la nostra collaborazione, o Signore. Il Avon è ciò molto importante per la logica del peccato per Israele. Quando faccio qualcosa di male, non rimane solamente un'azione, ma sto producendo tutto un contesto di male contro il quale Dio deve agire, se no siamo persi in questa rete. E l'ultima parola qui, tradotto proprio come peccato, echata,
in arabo è sbaglio, ma in modo più letteralmente vuol dire non colpire lo scopo che era affidato a me, quindi mancare lo scopo. Per finire il nostro studio testuale faccio solamente 4 citazioni del resto del Salmo che non possiamo discutere in tutti i dettagli, ma ovviamente tutti avete una Bibbia e potete un po' più approfondire questo. Interessante che Davide va a pregare dopo alcuni versetti esulteranno. C'è una prospettiva di gioia nello stesso contesto con le ossa che hai spezzato, come l'esperienza di Israele di queste ossa morte. Anche lui stesso sente che ciò che è accaduto tramite il suo riconoscimento del peccato, anzi tramite la sua produzione di un contesto del male, si tratta di una decostruzione, un rompere tutto, e questa decostruzione viene adesso da parte di Davide accettata per permettere così una nuova creazione, e perciò può già parlare della gioia nel contesto della distruzione fino al materiale principale, cioè le ossa. Un altro punto è questo versetto che richiama anche i profeti: Dio vuole crearci un nuovo cuore. E sì, creare è una parola chiave qui. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Il cuore puro è questa trasparenza o povertà. Chissà, io devo ricevere tutto da te. Io sono dipendente di te, ma tu sei un Dio che può cambiare tutto, anzi, che può fare cose dove c'era niente. Quindi tu sei così creativo che non dipendi dal materiale offerto a te. Quindi c'è questa bella tensione nella spiritualità di Israele fra la povertà e dipendenza e la creatività di Dio che possiamo noi, nella nostra trasparenza, quindi nel nostro fluire con Dio, ripetere e realizzare. La mia lingua esalterà la tua giustizia. La tua giustizia? Ma non sembra essere giustizia quando ho fin adesso sempre detto perdonami, abbi pietà, mostra la tua misericordia. Non dobbiamo pensare che Israele utilizza un concetto di giustizia che calcola solamente e che fa da Dio un finanziario che reagisce a ciò che vede. La creatività di Dio è piuttosto questa giustizia che possiamo chiamare attiva o causativa, perciò la riscoperta filologicamente anche giustificabile da parte di un Lutero, che la giustizia di Dio è regale la sua santità giustizia agli uomini e il creato, e così poteva chiamarlo già Lutero la giustificazione. Ultimo punto. Verso la fine di questo Salmo parla Davide, prega Davide della ricostruzione delle mura di Gerusalemme. Gerusalemme è la città ideale, esemplare, modello per tutta l'umanità che fiorisce. Tramite questo perdono ricevuto da te, tramite questa tua creatività dalla quale io posso partecipare, posso anche diventare di nuovo re di una società che diventa veramente umana,
chi diviene veramente giusta nel senso tuo, cioè chi diventa popolo di Dio. Quindi la intimità di questa preghiera è divenuta automaticamente una preghiera quasi sociologica, la creazione della società nuova, quindi il perdono, possiamo parlare così un po' grafico, verticale, Dio regalato a me, può diventare perdono e società e giustizia e santità orizzontale in società. Facciamo il riassunto del nostro studio antico testamentale. Sì, il Salmo 50-51 ci rappresenta il percorso del perdono o il processo del perdono, e perciò possiamo affermare in primo luogo che si tratti di della riconoscenza del fatto che ogni perdono richiede tempo. Abbiamo cominciato questo studio dopo aver detto che si tratta di una spontaneità del perdono, ma io qualche volta non posso ancora. Sì, puoi dire con il Salmo che questo è un processo che richiede anche un tempo, una pazienza, un nuovo ascoltare, un nuovo pregare, quindi ci vuole tempo. Interessante? Nello spirito del Nuovo Testamento qualche volta diciamo che la rabbia è una cosa che non ha luogo nella spiritualità cristiana. L'Antico Testamento, anche l'esempio di Gesù, parla un linguaggio diverso. Qualche volta Gesù può essere molto chiaro e può anche agire in ciò che possiamo chiamare rabbia. E Davide ha capito la sua propria situazione solamente quando lui si è messo in rabbia di fronte a questo ricco che avevo abusato in brutalità, questo povero con la pecorella. Quindi parlo con una parola forse un po' difficile, della rabbia euristica. La parola euristica vuol dire aiuta a trovare, a scoprire. Quindi la rabbia può, se non ci mangia, ma se attraversiamo una fase di rabbia, anche chiarificare e metterci in capacità di esprimere la verità. La terza cosa che abbiamo visto, l'ho cercato di identificare prima con questa dicitura propria dell'identificazione. Davide ha dovuto andare in un altro uomo per capire se stesso. Papa Francesco parla sempre dell'uscita. Tu devi uscire di te stesso, devi aprirti per ricevere veramente questo spirito apostolico che osa di fare il prossimo passo, anzi spesso chi osa fare il primo passo. O possiamo dire la nostra vita è sempre una vita extra nos, fuori noi stessi, in un certo senso una vita eccentrica, cercare di pensarci nella faccia di Dio e anche dal punto di vista con il volto di Dio, o una vita in eteronomia. Molto grande ricordare proprio gli atti di misericordia di Dio ha permesso a Davide, dopo già un piccolo respiro, di dire sì, sono colpevole. Quindi l'inizio è questo volto, ma non questo volto che ci rende
solamente coscienza sporca o peccato, ma il volto di misericordia che ci permette di arrivare alla nostra verità e così andare anche avanti. Il volto della misericordia diventa un po' il motivo guida di ciò che voglio dire adesso. È una citazione ovviamente del titolo della bolla di Papa Francesco per l'indizione dell'anno giubileo della misericordia, la memoria della misericordia di Dio permette la mia confessione, nel senso sì, io l'ho fatto, ma anche la mia confessione nel senso Dio, tu sei più grande di tutto ciò che posso fare, anzi che sono, e quindi la confessione, la omologia in greco è già questo entrare nella dinamica stessa di Dio. Ciò che fanno i cristiani nel battesimo si chiama confessio, nell'entrare nella realtà di Dio manifestata storicamente. E il quinto punto è che abbiamo scoperto la giustizia di Dio è creativa, non calcola in maniera reattiva. E ultimamente, come riassunto, il perdono divino ha effetti orizzontali con il mio prossimo, i miei prossimi. Quindi possiamo cogliere questo studio per capire ciò che Gesù ci ha messo nel nostro cuore. Abbiamo cominciato con questa dicitura del Padre nostro, rimetti a noi i nostri debiti come noi abbiamo rimesso i debiti ai nostri debitori, ma dobbiamo anche pensare che questa preghiera ha cominciato con la parola che ha già cambiato tutto, cioè la parola Abba, la parola Padre. Ovviamente viene richiamato a noi il figlio al prodigo, ovviamente viene richiamata a noi anche l'atteggiamento della figliolanza che ha vissuto Gesù, la fiducia sua e l'obbedienza sua di fronte al suo padre, e così diventa sempre presente quando noi diciamo Padre, o come i primi cristiani, anche se parlavano il greco nella lingua di Gesù, nell'aramaico, per dire questo è un regalo messo possibile solamente tramite la storia di Gesù. Quindi la presenza di Gesù è già lì, quando diciamo Padre. E anche da ricordare che abbiamo all'inizio detto sia santificato il suo nome. Tu stai per realizzare il tuo regno, nel quale la tua santità sarà riconosciuta. E noi, facendo questa preghiera, siamo già dentro a questo regno e possiamo già dire sì. La tua misericordia, la tua santità, la tua realtà è già riconosciuta da parte nostra. Quindi Dio si mette di fronte a noi per essere riconosciuto, ma questo non basta dire. La dinamica di Gesù dice sempre: Dio non vuole essere Dio senza la nostra collaborazione. E perciò già in questa frase di preghiera è tutta la dinamica della partecipazione. Io voglio essere Dio con il vostro sì libero. E abbiamo appena detto prima della richiesta del perdono, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Anche questo è molto significativo, perché un musulmano mi ha detto una volta in Libano: sa cosa è la preghiera tipicamente cristiana? Cosa? Ovviamente
aveva già una risposta. Sì, è darci oggi il nostro pane quotidiano. Perché? Perché i cristiani hanno questa grande fiducia che domani Dio regalerà di nuovo delle cose. Ma è questa, è questo l'atteggiamento apostolico. Tu hai anche bisogno di questa leggerezza per poter uscire. Non devi portare per i prossimi 5 mesi, no. Domani ci sarà una nuova occasione, domani ci sarà un nuovo regalo. Quindi tutta la preghiera del Padre Nostro e tutta la sfida di Gesù ha questa leggerezza senza bagaglio, e perciò il chiedere pane e il chiedere perdono sono molto intimamente legati, perché anche questo è una liberazione apostolica. Posso vivere questa leggerezza specialmente, direi anche unicamente, nello spirito dell'essere perdonato e di perdonare. E Gesù non dice: io so che siete già perfetti, no, perdona noi i nostri peccati, vuol dire, lui sa molto bene che ha chiamato persone che sono colpevoli, che sono peccatori, ma allo stesso tempo ha il coraggio di dire: utilizzate voi la parola nella vostra preghiera come noi abbiamo perdonato. È un aurista, un tempo interessante, non vogliamo dire solamente una cosa passata, come noi abbiamo perdonato, molto dinamica, ma Gesù osa dire pregate così, perché Gesù sembra di già aver osservato nei suoi, fra i suoi, questi atti di generosità che hanno osato di perdonare l'uno all'altro, e lui dà questa paraclesi, questo annuncio incoraggiante che lo fate già fra di voi. Quindi vede anche i suoi in una maniera, con i suoi problemi e in una maniera positiva. E questo collegamento strano, come noi perdoniamo o abbiamo rimesso, voglio solamente dire, riprende solamente questa dinamica della partecipazione, della collaborazione fra Dio e il creato. Quindi l'uno non funziona senza l'altro, perché Dio vuole integrarci nel suo processo e progetto. Leggendo questa bolla misericordiae vultus, mi sono chiesto: ma come definire la misericordia? Ovviamente un tipico tedesco che vuole sempre una terminologia e una definizione, e credo è veramente un gran sbaglio di offrire una terminologia nel senso termine della discussione, della scoperta, perché la misericordia ci sorprende sempre. Ma con concetti aperti possiamo osare di comunque formulare, seguendo l'azione di Dio, una cosa. Forse si può già dire in una maniera un po' generica: misericordia è l'amore nella storia della salvezza, con una caduta, con una problematica e con una sola soluzione, un piano B. Io ho osato di fare un'altra cosa, ovviamente formulata in maniera un po' ambigua: la misericordia è la reintegrazione nello spazio della giustizia divina di ciò che sembrava caduto fuori. Per finire la nostra riflessione faccio 5 applicazioni del volto della misericordia, prendendo già spunto di ciò che abbiamo letto, pregato con Davide: esulteranno le ossa. L'esultanza, esultare, exultet, come diciamo nella liturgia della Vigilia Pasquale,
deve sempre marcare, informare, plasmare il nostro agire. Cioè, la gioia pasquale è lo spirito nel quale viene vissuto ogni cosa nella vita di un cristiano. L'Exultet, lo conoscete, è questo inno felice di Ambrosio di Milano, geniale, ma lo utilizzo anche per ricordarci dell'atteggiamento della gioia esulterano, quindi questa gioia che salta e può superare solamente perché ha ricevuto questo messaggio e questa esperienza della nuova vita, la risurrezione di Gesù. Quindi, primo punto è l'esultare. Secondo punto lo chiamo in bonum. Ok? Di nuovo una citazione. Paolo, genialmente, pensando la storia della salvezza alla luce di Cristo, dopo questa ingiustizia incomprensibile della crocifissione, può riprendere tutta l'esperienza dell'umanità e dire: tutto concorre al bene per quelli che amano Dio. Qualche volta abbiamo questa leggerezza apostolica e possiamo perdonare in semplicità. È un dono e possiamo accoglierlo con gratitudine. Ma qualche volta cerchiamo anche una ragione e diventa anche durante il nostro processo una tentazione: ma perché vuoi perdonare? E in questo momento ci aiuta tanto questa dinamica in bonum, tutto al bene, perché possiamo dire: se qualche volta cerchiamo una ragione, possiamo dire anche: questo colpo che ho ricevuto adesso, che sembra distruggermi e che chiaramente era anche voluto e che voleva veramente rompere i miei rapporti, tutto, è un passo buono nella storia della salvezza. Intuire già questo con un'anticipazione può grandemente cambiare il nostro atteggiamento di fronte alla nostra vita e anche liberare la nostra capacità di dire: ok, accolgo il colpo e accolgo anche la persona tramite la quale era realizzato. Anche per tornare a una domanda che ci siamo fatti all'inizio, non è necessario dimenticare, anzi, tu non puoi dire: io dimenticherò questo. Dimenticare è una cosa non volontaria. Canto a questa citazione tipo: dimenticare il mio servitore Lante. Tipicamente devo dimenticare. No, si dimentica o non si dimentica. Ma il ricordo, l'atteggiamento memorioso, come ha detto Papa Francesco, fa molto bene, quindi non è necessario dimenticare, perché siamo nella storia della salvezza dove anche le cose buie diventano e sono già passi del mondo. Questa strana domanda se si può perdonare Dio, ovviamente non è lo stesso senso di perdonare un altro, ma se prendiamo questa definizione della misericordia, che misericordia è la reintegrazione nello spazio della giustizia divina di ciò che sembrava caduto fuori, Dio perché ha fatto questo per me? Lentamente capisco questa paralisi nella mia faccia, forse avete visto che c'è una paralisi del nervo facciale. Perché hai fatto questo? Rabbia avevo, lungo tempo, per poter una volta dire: no, anche questo fa parte della tua giustizia, non nel senso reattiva, ma tu utilizzi anche questo
come farmi prepararmi l'esperienza che non si agisce da sacerdote tramite la perfezione o bellezza, ma tramite la debolezza. Il terzo punto possiamo chiamare Felix Culpa, il mio nome è Felix, quindi è molto caro a me. Questa è una citazione proprio del Exultet. La colpa, il peccato dentro alla storia salvezza, della salvezza può essere capita e riscoperta anche come un passo nella storia della salvezza e quindi anche fa parte di ogni perdono e riconciliazione sacramentale, di già intuire come questa colpa che ho fatto, questo peccato che ho fatto, diventa passo nella salvezza. E ovviamente è pericoloso pensare così, e Paolo ha reagito nella stessa maniera. Vuol dire che dobbiamo adesso peccare per creare il buono? Già Paolo ha pensato così, quindi sembriamo essere sulla strada del Nuovo Testamento. Ovviamente non è peccare per creare il buono, ma dopo il peccato possiamo anche perdonare noi stessi nella dinamica della storia della salvezza ricevuta dall'amico di Gesù. Il quarto punto, sono cinque per finire, si chiama, io lo chiamo così, et alteram, perché ovviamente è una visione a questo brano del sermone del della monte, si dice forse, no? Della montagna. Se ti colpisce qualcuno su una guancia, porgi anche l'altra. Dobbiamo farci doppia, una seconda volta una vittima, cosa vuol dire questo? No? Gesù, in questo spirito della sua presenza, specialmente la Chiesa nella gioia di Pasqua può dire: voi avete ricevuto la creatività di Dio e potete sempre, anche in un momento di enorme debolezza, cogliere l'occasione per cambiare le cose con creatività, con immaginazione, e qualche volta è solamente fare la cosa sorprendente di porgere l'altra guancia. Quindi non si tratta di un essere più vittima, ma questo atteggiamento della creatività divina. E perciò è anche una risposta a questa domanda: si può anche perdonare una persona che non si pente? Questa proattività, il primeriar, come dice Papa Francesco, divino, ci permette anche di dire sì, io ho questa creatività e generosità ricevuta dalla creatività di Dio e perciò posso anche vivere e con questo e perdonare, questo posso perdonare te, anche se tu non hai per qualsiasi ragione la capacità di scusarti e pentirti. Ultimo punto lo chiama opera Dei, anche questo ovviamente un'allusione al Vangelo. Una volta Gesù incontra un cieco nato e diventa un'occasione di discussione teologica: chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Non è questa la domanda, non siamo qui per giudicare e per categorizzare. Ogni cosa che capita nella tua vita è un'occasione per le opere di Dio di manifestarsi. E anche questo, e adesso tu sei guarito. Quindi cogliere in creatività, nella gioia pasquale, qualsiasi cosa come occasione di creare qualcosa di nuovo è proprio l'atteggiamento evangelico, cioè Gesù. Ho cercato di fare con voi questo percorso di perdono
quale delle punte tutto collabora per il buono, che anche la colpa è felice nella storia della salvezza, e perciò ho la creatività di sempre cambiare anche la situazione dalla vittima alla persona del primer jahr, perché le opere di Dio vogliono manifestarsi nella nostra vita anche oggi. Tante grazie.